Nasce in Riviera un progetto importante, una cabina di sanificazione che permetterà l'accesso a luoghi di lavoro o luoghi molto frequentati in modo rapido e sicuro a tante persone. Come nasce questa idea? Ce ne parla Donatella Vivaldi della V-Metal di Arma di Taggia. Allora, l'idea nasce da un nostro cliente, Niccolò Garavaglia, proprietario titolare della MC Edil Solution, che ha avvertito il problema di far accedere i dipendenti ai cantieri edili monegaschi. Ci ha sottoposto il problema, ci ha trovato così pronti a progettare questa cabina che ha il compito di sanificare gli indumenti degli operai in cantiere. Deve ancora essere implementata da un termoscanner che rileva la temperatura, perché queste sono le due obblighi perché si possa accedere ai cantieri edili in sicurezza. In un momento difficile come questo, oltre alla sicurezza, vuol dire anche però per le aziende, per le imprese, per i lavoratori, risparmiare del tempo prezioso. Moltissimo, perché i nostri dipendenti accedono quasi sempre ai posti, ai luoghi di lavoro, già con gli indumenti da lavoro. Quindi gli rendeva molto difficile riuscire a farli svestire e rivestire in tempi brevi, soprattutto quando sono anche numerosi. Sappiamo bene che dobbiamo rispettare le distanze e di conseguenza l'accesso anche agli spogliatoi deve avvenire spesso molto dilazionato, quindi si sarebbe perso del tempo. Questa cabina invece consente il semplice passaggio di evitare questi tempi, perché basta proprio il semaforo verde che ti dia il consenso per entrare, e quando passi di là praticamente i tuoi indumenti sono sanificati. Ecco, sempre indossando la mascherina. Sempre indossando mascherina e anche la visiera. Adesso forse la visiera si potrà evitare, però la mascherina no, quella lì, senz'altro sempre.